sono in un bar, caffetteria, bar, caffetteria, carino, graziosissimo. Sono localizzata a Santa Maria delle Mole, quindi in periferia rispetto a Roma. E sono qui per un progetto di cui vi avevo parlato in uno dei miei ultimi video, perché come spesso capita tramite YouTube poi si conoscono anche persone che ti collegano ad altre persone che ti collegano ad altre persone ancora, e in questa circostanza una di voi, una mia iscritta che segue i miei video, mi ha riconosciuto un giorno per strada, mi ha fermato, da lì è partito uno scambio, per cui praticamente da questo scambio di idee si è concretizzato questo incontro. Ora ve la presento, ve la faccio conoscere, aspettate che giro. Lei si chiama Paola. Ciao, ciao a tutti, sono Paola, ma in rete in effetti sono la zia del Grinch. Ok, aspettate che giro e riprendo, perché la situazione è questa. Abbiamo un tavolo apparecchiato, la mia consumazione si sta un po' raffreddando, perché quando uno poi inizia a chiacchierare, quello che hai ordinato necessariamente si fredda. Vi volevo presentare Marina. Ciao, ciao a tutti. Allora, io tramite Paolo ho conosciuto Marina, e Marina in realtà è una scrittrice. Questo è il primo romanzo, aspettate, perché mi sa che non è tanto a fuoco. Ecco, eccoci qua. I Bannonati, questo è il suo primo romanzo, io l'ho comprato online, mi è arrivato l'altro giorno, ho avuto veramente poco tempo per leggerlo, sono arrivata soltanto a metà, però in realtà è interessante conoscere la persona che l'ha pensato, strutturato e scritto, anche se il libro uno non lo ha ancora finito di leggere. Macchinetta del cappuccino, aspettate, eh. Spesso parlare sono le cose di cui leggiamo, sia io che Flavio, perché un po' lì passa anche un contenuto che va al di là dell'intrattenimento. Allora, se magari io faccio una ripresa che noi stiamo mangiando, chiacchierando, facendo i pepini, quello è intrattenimento. Certo. Se invece io magari ho letto un libro che mi è piaciuto tanto tanto, te lo racconto, perché magari lì ti passo un contenuto. Certo. E io nel video di oggi vorrei passare un contenuto. Ci proviamo. Ok. Io penso che la prima domanda che mi viene da fare a uno scrittore, a una scrittrice, a una pubblicatrice è semplicemente, molto banalmente, perché non è che ti faccio sto genio in testa, perché? Per bisogno, cioè? E si risponde a un bisogno molto molto ancestrale, molto profondo. È una necessità che uno sente intimamente e che deve in qualche modo trasferire attraverso la scrittura, anzi proprio soddisfare attraverso la scrittura. Ed è un qualcosa per la quale non si accettano mezze misure, compromessi. Quando senti la necessità di scriverlo e scrivere quella data cosa, quella data suggestione, hai bisogno, lo devi fare, punto. Quando scrivi non hai compromessi da... No. Nel mio caso personale, quando nasce una suggestione e diventa poi una scena, da una scena escono fuori dei personaggi, dei personaggi esce fuori un protagonista, da una scena si aggancia un'altra scena che diventa sequenza e piano piano nasce la storia. Ma quindi quando tu scrivi un libro può partirti tutto da un'unica scena, da un unico momento, oppure tu ti costruisci un personaggio e decidi di far fare al personaggio determinate cose? Tu prima decidi una storia da raccontare o tu parti da una scena che può essere anche un bicchiere già sporco, già vuoto? Bravissima. E da lì ti fai prendere e viene fuori la storia che viene fuori? Io ti posso dire come funziono io. È una questione di percezione dell'autore rispetto al mondo, innanzitutto, quello che conta. E nel mio caso, come funziono io, quasi sempre le storie partono da una suggestione.
una suggestione molto forte che mi ha provocato qualcosa che ha sedimentato dentro. Tu un po' ci hai pensato alla storia, perché è vero che io sono arrivata a metà, ma io un po' ho letto. Ora, per non spoilerare, perché ovviamente io vi consiglio di andare online, di comprarlo, a me è arrivato veramente in 3 giorni netti, quindi vi arriva subito, di Marina Novelli, Bannunati. Adesso io non voglio spoilerare, però vi posso sicuramente dire che non è un romanzo ambientato a Roma e che non è un romanzo ambientato ai giorni nostri, ecco. Per cui non sono tanto convinta che sia autobiografico. No. O c'è dell'autobiografico? C'è sempre, altrimenti perdi credibilità. E... però, in questo caso tu poi hai dovuto costruire. Allora, in questo caso è nato, io sono una grande appassionata di cronaca. Okay. In questo caso è nato, la prima scintilla, la prima suggestione, va proprio all'origine, proprio all'inizio degli inizi, prima della realizzazione della storia, del racconto pilota che poi è diventato romanzo. Questa storia è nata da un fatto di cronaca che a me colpì moltissimo, leggendolo, accaduto negli anni 50, qui proprio in zona, perché io amo parlare del mio territorio, poi se io, motivo per cui ho trasferito in un'altra regione, è perché la protagonista di questo fatto di cronaca era nata lì. Okay. Ed era negli anni 50, quindi subito dopo la guerra. Okay. Ed è un omicidio avvenuto qui negli anni 50, dove fu trovato il corpo di questa donna senza testa sulle rive del lago di Castel Gandolfo. Parlo del fatto di cronaca. Questa donna fu riconosciuta solo da un piccolo orologio che aveva corso, e da lì io rimasi colpita tantissimo, oltre che per la cronaca, a me piace molto leggere di cronaca, anche di questa cosa che mi provocò subito, immediatamente, delle suggestioni. Questa era una donna venuta in continente, che veniva da un'isola del Mediterraneo, del Tirreno, del Mediterraneo, venuta in continente per trovare lavoro. E quindi io la fermo, perché temo che va a spoilerare, e invece voi vi dovete leggere il libro, perché sì, se ho capito questa non parlerà donna... di questo. Eh sì. No, perché infatti sì, il libro non parla di questo, vi ripeto, non è ambientato a Roma, non è ambientato ai giorni nostri, non è un fatto di cronaca in realtà, per cui... Però c'è stato un legame, quindi tu comunque c'è un legame. Sei andata a studiare. Assolutamente sì. Una storia, quindi tu l'hai strutturata la storia che racconti in Bannunati. Non si struttura mai troppo una storia, perché una storia si crea dal momento in cui la scrivi. Diciamo si crea un palinsesto piccolo, poi piano piano un'altra si sviluppano piano piano scrivendo cose, situazioni. Sì. Com'è per uno scrittore affrontare la pagina bianca? Cioè, tu inizi a scrivere e non ti fermi più, giorno, notte, salti pasti, oppure lo affronti più come un lavoro, con un orario di inizio e di fine, con una pausa pranzo? Com'è? Morbosamente parlando, la vita di uno scrittore? Beh, molto sedentaria, decisamente. Quando si ha la fortuna di decidere di farla diventare una professione, bisogna avere un metodo e una cadenza. Bisogna scrivere tutti i giorni. Il lavoro di uno scrittore è scrivere e leggere. Se lo fai in uno studio, se lo fai a casa, se lo fai in un contesto particolare, è talmente tanto difficile mantenere la concentrazione, non essere catturata da 3.000 distrazioni, che è necessario imporsi dei tempi da seguire regolari, quotidianamente. Se posso chiederti, quanto tempo ci hai messo per scriverlo? Un anno circa. Bannunati era nato come un graphic novel,
perché io sono anche una disegnatrice. Cosa che prima ho dimenticato di dire. La fortuna è stata che più, tra l'altro è stato tutto scritto e disegnato in brutta in Pallonato. E anche, esistono anche le prime 20 tavole in bella. E ai tempi l'editore mi disse, al terzo, quarto incontro, quando io gli presentai le tavole, che il libro era troppo, la storia era troppo letteraria, c'era qualcosa che non lo convincevo. Da lì, quindi ho deciso di, e mi sono detta, se è troppo letteraria, bene, accettiamo, accogliamo questa cosa e scriviamola. Per cui avevo un canovaccio chiaramente che era grafico e già di sceneggiatura ed è durato circa un anno di scrittura che è andata liscia come l'olio proprio, senza grossi lavori successivi di editing, di... La storia è andata da sola e si è trasformata tra l'altro da quella che era quella disegnata, è diventata un'altra storia ancora. Piccole trasformazioni, finale diverso, però insomma è andato così. Io spero che si senta tutto quello che stiamo dicendo, perché è interessante. Mi piacerebbe chiedervi, avete domande per la scrittrice che c'è qui vicino a me, ma purtroppo non siamo in diretta, quindi non potrei, però intanto è un feedback che comunque sia, un input che comunque sia vi voglio lanciare. A una scrittrice voi che domande fareste? Perché io probabilmente Marina la incontrerò di nuovo. Volentieri. Perché mi stavi dicendo che sarai in fiera? Sarò in fiera dal 5 al 9, non so, dicembre, non so se tutti i giorni, ma sicuramente il venerdì, sabato e domenica, quindi il 7, l'8 e il 9. Per le romane, ovviamente, per le romane. A Libri più Liberi. Che è una fiera... della piccola e media editoria. Che si tiene... Fino a 2 anni fa si teneva al Palazzo dei Congressi, dall'altro anno alla Nuvola di Fuxas, all'Eur. E questo potrebbe essere un secondo motivo, cioè io potrei, con la scusa di farvi vedere quanto è brutta la Nuvola di Fuxas, portarvi, esatto, con me in fiera. Concordo pienamente. Quindi ecco, se vi vengono altre domande da fare a una scrittrice, mettetemele sotto a questo video, così io poi le giro alla scrittrice e vi facciamo avere le risposte. E comunque sappiate che mi trovate lì il 7, l'8 e il 9 alla Nuvola, allo stand Alter Ego per i Bannunati e allo stand Tunue per Cambio Pelle, il mio graphic novel. Sì, perché poi lei in realtà è anche disegnatrice? Esatto. Posso dire disegnatrice o c'è un sì, modo più settoriale, specifico? Da fumettista, illustratrice, disegnatrice, sì. Io vengo da quella formazione, sono stata disegnatrice da sempre. Com'è stato passare dal comunicare con un disegno al comunicare con le parole? Ma diciamo che essere una disegnatrice e poi comunicare con la scrittura diventa un valore aggiunto. Quello che io ho cercato di fare è cercare di trasferire nella scrittura tutto il mio patrimonio di esperienza d'immagine e quindi fare una scrittura molto descrittiva, una narrazione molto descrittiva, visionaria, immaginifica e quindi si sente molto il mio, diciamo, bagaglio professionale. L'ho voluto trasferire proprio per caratterizzare la mia scrittura per l'esperienza che ho avuto nei miei anni di lavoro, no? Di professione da disegnatrice. Io non lo so se questo video vi ha incuriosito, se vi è scattata quella cosa che fa pensare voglio leggere che cosa ha scritto questa persona, però se vi è scattata considerate che intanto potete venire in fiera a trovarla. Ripetila la fiera?
libri più liberi dal 5 al 9 dicembre alla Nuvola di Fuxas all'Eur, quindi per le romane. Sì. Con uno sconto che può applicare lei. Più la dedica. Oppure potete comunque sia comprarlo online tramite la casa editrice Alter Ego, poi sotto ovviamente come al solito vi lascio il link. Se avete domande da proporre a Marina scrivetemele di sotto, così poi io e lei ci organizziamo, perché io andrò a trovarla in fiera, se qualcuno di voi vuole venire anche a conoscermi ci trovo in fiera tutte e due insieme. E fatemi sapere se ci sono domande per lei, che gliele giriamo insieme. Grazie Federica.